Che fine ha fatto la Willy? Bella domanda. Me lo avete chiesto talmente tante volte che eccoci qui. Oggi colgo l'occasione per lavare una 1008, un'auto similissima alla Williams, e vi racconto tutta la storia. Ci sono due notizie però. Quella buona è che questa va veramente forte e la porterò sul canale. Quella cattiva, te la dico a fine video. Fender, leggerissimo, bombatissimo, è lui. E questo difetto qui lo fanno tutte. Non fitta. Lip sul paraurti, questo sicuramente è un pezzo aftermarket. AP Racing 4 pompanti, campana in ergal, un bel impianto frenante. Poi c'è un distanziale grosso così. Rispetto al cerchio della Willy, questo è bello, lo speedline, ma quello della Willy aveva un fascino proprio intramontabile. Però quanto è muscolosa, che déjà vu, che déjà vu. Lascio agire Wheel Entire. Questo è il primo step che faccio sempre quando devo lavare e decontaminare una macchina prima di portarla su strada, perché questa la portiamo su strada. La gente si sposta senza fari, la sente. La sente. You hear me? Do you hear me? Spruzzo il prodotto e poi utilizzo il pennello per togliere e staccare tutto lo sporco. Non è molto distante il disegno del cerchio, rispetto a quello originale. Speedline, comunque, corse. Certo, mi dirai bianco. Oro è più bello, è intramontabile. Con questo fai anche gli pneumatici, mentre con l'iron remover, che è quello che metto tra un attimo, faccio i cerchi. Risciacquo. Mamma mia, quanto ho tribolato con questo baule. Mi ricordo per dare una linea dritta, bella da vedere. Ci avrò speso 2 o 3 giorni. Stuccavo, usavo il tacchetto per carteggiare. Alla fine è venuta bene. Comunque, iron remover. Questo è il secondo step che faccio. Abbondo perché sono molto contaminati. Questo lo puoi applicare anche non diluito quando è molto sporco. Diventa subito rosso, il che vuol dire che sta agendo. E anche qui vado giù di pennello. Serie Red con le setole un po' più dure rispetto al pennello serie Lime, che ha le setole un po' più delicate. Questo è perfetto per i cerchi. E comunque ti devo dire la verità, questi speedline più li guardo più mi piacciono. Mi ricordo per reperire paraurti posteriore e anteriore siamo passati da un garage all'altro ed erano tutti devastati, tutti in condizioni pessime. Mi hanno scritto tantissimi, ce l'ho io, vieni da me. Poi arrivavo lì e non avete idea di che trovavo qua. Chi ha visto il video se lo ricorda. Quindi alla fine ho messo a posto pure quelli. Non è una cosa banale fare i restauri, ragazzi. Risciacquo. E qui che è successo? Qui deve aver toccato un altro pneumatico, infatti va via. E infatti, confermo, confermo. Più li guardo e più mi piacciono. Oro, li farei oro comunque.
Il tappo, raga. Il tappo, vi ricordate? L'ho smontato tutto per pulirlo all'interno. Ho visto veramente i mostri là dentro. Che ricordi? E comunque guardate che coupé. Proprio una hot hatch. Veramente pepatissima. Che anni d'oro che furono quelli lì. Dinamica, piccola, leggera. Con questo lunotto. E anche guardate che bello il fender posteriore. Muscolosa. Macchina disegnata proprio bene. Molto affascinante. Cioè, io devo fare il pre-wash e tu... Dove? Questo ci muore, questo ragno. Ho messo 3 tappini di pre-wash qui dentro con 1 litro d'acqua. Questo è molto importante. Il pre-wash. Quando è carico, sfiata. Che macchina, che blu. Cambio che ha. Evviva. Risciacquo. Dopo il prelavaggio, sempre un abbondante risciacquo. Vedi, basta entrare in macchina, accendere il motore e c'è qualcuno che la risciacqua. Per te. Ma questa chicca? Molto rally, ma non si vede un cazzo. Niente, cioè proprio bella esteticamente, ma non è comoda affatto. Shampoo ceramico, 4 tappi in un secchio d'acqua. E andiamo a fare lo shampoo. Sempre dal basso verso l'alto. Cambio quanto e prendo quello duple face. La parte gialla è quella adatta per fare i vetri, quindi mi faccio tutti i vetri e mi avvicino anche qui davanti. Questa 1008 ha lo stesso cofano della Williams, in più però c'è una presa d'aria lì. Mi ricordo le guarnizioni della Willy, che le ho rinnovate tutte, dalla prima all'ultima. È stato veramente bellissimo farlo. Oggi c'è un prodotto per ravvivare le plastiche che si chiama All Round Plastic Protectant, che se l'avessi scoperto prima magari non avrei tribolato tanto. In questo secchio, che si chiama Rinse, c'è dell'acqua e di tanto in tanto risciacquiamo il nostro guanto. Fatti i vetri, vado sul cofano e torno con la parte blu del guanto. E questa è la parte più sexy della macchina, secondo me. È la parte più bella in assoluto. Guardate questo qui. Guardate questa plastica qui. Ora vi faccio fare un salto nel passato. Siete pronti? È stata forse la parte più divertente del restauro, quella del plastic spot, ovvero un saldatore che per induzione salda le plastiche attraverso queste grappette. Anche il fender destro mi ricordo di averlo ricostruito perché non ne abbiamo trovato uno messo bene. Poi lo volevamo originale, Renault Clio Williams, e quindi abbiamo detto meglio riparare quello originale piuttosto che comprarne un altro aftermarket. La storia di questa macchina è stata un po' sfortunata, almeno fino ad oggi, perché poi i lavori purtroppo si sono fermati, perché i budget per fare un restauro del genere erano quelli che erano
e poi c'è bisogno veramente di tanto tempo, di tanti partner, dal carrozziere, dal meccanico, insomma sponsorizzate anche economiche che ti permettono di finire il lavoro, oltre al tempo che serve necessario per portare a termine un restauro totale. E quindi, ne parliamo dopo, prima la risciacquo, va? Con lo shampoo ceramico, questo qua, rimane una protezione idrofobica sulla carrozzeria. Sui vetri vi faccio vedere, perché c'è un altro prodotto da applicare sui vetri che fa lo stesso effetto. Quindi a questo punto risciacquo. Non dimenticate che con il ceramico va fatto dall'alto verso il basso. E dopo ricominciamo a parlare della Williams. Io vendo tappeti, signor. Uno, due, pelo corto, pelo lungo, vi interrogo. Quale serve per i vetri e quale serve per la carrozzeria? Rispondi nei commenti. Non te lo dico, non te lo dico. Oh. Non guardare. Oh. Guarda come asciugano. Cara Mafra, mandamene altri 15. Questi sono proprio tanta roba. Ci asciugo pure i gemelli quando escono dalla doccia con questi. Vetri, quindi dobbiamo girare. E più la guardo e più mi fa venire un déjà vu. Che cosa è successo alla Williams, che me lo chiedete in tanti da tanto tempo? Ormai quei tanti sono diventati pochi, che quelli che si sono iscritti al canale per vedere la Willy, poi non l'hanno più vista, spero che sono rimasti lì, spero che siete ancora lì. Però è successo che il budget per terminare i lavori non era sufficiente. Sarebbe stato un bagno di sangue, cioè avremmo speso 30.000 euro per restaurarla e poi la vendita sarebbe stata nettamente inferiore a quel numero lì. Quindi ci siamo risentiti con i vecchi proprietari, i quali ci hanno fatto un'offerta, una proposta, dopo che l'avevo restaurata di carrozzeria, e l'hanno dunque portata dai loro meccanici. E da lì, ragazzi, purtroppo sai come vanno le cose? Non c'è tempo, le famiglie aumentano, i ragazzi crescono, ci sono altre priorità nella vita e si è un po' fermato. Non l'ho più vista e credo che non la vedremo neanche più qui sul canale. Però mi auguro che questa storia possa avere un lieto fine, nel senso la vorrei sentire in moto accesa, la vorrei vedere girare, mi piacerebbe tanto. Anche se le tracce di questa macchina io ormai le ho perse. E comunque questa 1008 è proprio una bella signorina. E come vi ho detto a inizio video, la porto sul canale. La porto assolutamente sul canale. In più questa ha subito delle belle modifichine. Adesso apriamo il cofano, Rimani incollato, guai a te se te ne vai. Questa si apre così, lo sai. Che spettacolo! Una roba sobria, Peppe. Allora, motore quasi un gruppo A, dove aspirazione gruppo A con venturi interno qui, dove pesca l'aria da davanti. Mono farfalla, quindi sostituito il corpo farfallato a doppia farfalla. Messo un mono farfalla 75 mm, scarico completamente in inox. Quattro in uno, tubi benzina maggiorati e, come dicevo prima, tutto il motore rivisto, chilometri quasi praticamente zero. Puleggio regolabile per i cams, 168 cavalli e quasi 25 kg di coppia per un aspirato. Senti come suona, senti come comunica, senti come è diretta, senti come Young Timer. Tutto divertimento, 950 kg di auto. Rain Speed, questo è nuovo anche per me, modo d'uso. Pulire e decontaminare il vetro usando il nostro Water Spot Mineral Remover. Aiutarsi con una clay bar e nei casi più gravi utilizzare un polish per vetri. Ah, hai capito. Interessante questo, il prodotto si attiva completamente a distanza di 8 ore dall'applicazione.
agitare prima dell'uso e stappare e provare, via. Vaporizza molto bene, movimenti verticali e orizzontali in modo che non lasciamo scoperto neanche un angolino del parabrezza. Noto già anche una differenza in brillantezza e questo garantirà un'idrorepellenza atomica. Raga, buttate un bicchiere d'acqua qua sopra e guardate, ma questo prodotto si attiva completamente a distanza di 8 ore dall'applicazione. Poi completo il trattamento utilizzando un panno in microfibra asciutto e pulito. Dopo 20 minuti applichiamo una seconda mano nello stesso identico modo. Questa seconda mano fortificherà l'effetto. Due mani, sempre due mani. Right? Right. Bella, 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 bella. Quando è pulita è più bella. Adesso foam pad, questo applicatorino in spugna giallo a celle strette, è applicato con All Round Plastic Protectant. Andiamo a fare un po' di dressing per gli pneumatici. Agitare prima dell'uso. Questo è lo stesso prodotto che puoi utilizzare sulle parti in plastica, le guarnizioni, vedi queste parti qui, insomma le parti in plastica. Ragazzi, in descrizione qui sotto ci sono tutti i capitoli, quindi se ti interessa una cosa piuttosto che un'altra vai. Poi ti lascio un link per acquistare tutti i prodotti. Oltre a questo troverai anche dei link con altri video di lavaggi, prelavaggi, lavaggi degli interni, tutta una serie di cose che possono essere molto utili che riguardano la cura dell'auto con Maniac Line. Ora è arrivato il momento di darle un'occhiata perché merita veramente tanto. Rimani incollato, guardati un po' di pornografia. Guardate che macchina, signori. Anche se non è la Willy, anche questa merita la nostra attenzione. È stato un piacere avervi qui. Mi raccomando, inseguite sempre i vostri sogni, le vostre passioni. Anche se qualche progetto non va come deve andare, voi non mollate. Il prossimo sarà sicuramente un successo. Tengo sempre una porta aperta verso la Willy. Chissà che non venga a bussare di nuovo alla mia porta. Grazie per essere arrivati fino qui. È sempre un piacere stare con voi e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!